Questo filmato si occupa di come cambia la classificazione al variare della deviazione standard assegnata a ciascuna classe. Si clicca su File, Open Image per richiamare il metafile. Si carica l'immagine in RGB caricando in ciascuna slot la banda spettrale corrispondente. E si clicca sul LOD RGB. Si clicca su Overlay, Region of Interest, File Resource ROIS per caricare le ROI salvate. Si clicca su Classification, Supervisionata e su Minima Distanza. Si richiama il metafile e si clicca su OK. Nella finestra dei parametri di minima distanza si selezionano tutte le ROI e si spunta su Multiple Values in modo da variare la deviazione standard. Si seleziona 2 come deviazione standard per ogni ROI. Si seleziona None nella seconda voce e si clicca su Preview per vedere l'anteprima della classificazione. Cliccando su Change View e su Image mi sposto con il cursore. Modifichiamo adesso la deviazione standard da 2 a 2,5 per tutte le ROI, tranne che per la vegetazione dove inserisco 1,5 per vedere come varia la classificazione. Modifico ulteriormente la deviazione standard della ROI vegetazione da 2,5 a 1 e clicco su Preview. Faccio ulteriori cambiamenti della deviazione standard per vedere come varia la classificazione.